sabbia, palme, cammelli, antichi fortilizi. Andiamo in Algeria, venite con noi. L'Algeria, un paese, un viaggio fantastico. Era un bel po' di tempo che pensavamo di tornarci. Sono passati più di 35 anni dall'ultima volta e le follie dell'uomo hanno impedito di andare, di incontrare un popolo meraviglioso e un territorio che vale veramente la pena. Ora ci è capitata l'occasione di tornarci finalmente e infatti in sella alla nostra Morini abbiamo finalmente raggiunto la Tunisia con la nave e attraverso la frontiera che divide la Tunisia nord dall'Algeria siamo entrati. È proprio da poche settimane, da qualche mese, che il governo algerino ha deciso di aprirsi al turismo. Non che prima non si potesse andare, ma erano talmente strette le maglie entro cui ci si poteva muovere nel paese che per dei viaggiatori come noi, che amano essere autonomi, fermarsi dove più gli aggrada e il paesaggio gli racconta, ecco, era quasi una cosa impossibile. Già intravedere la costa dell'Algeria è stata una grossa esperienza. Sì, prima di puntare giù verso il sud e andare a godere delle bellezze che i siti archeologici come Timgad e prima ancora Kerchela con le sue terme che praticamente da 2000 anni sono rimaste intatte, è stato un incontro stupendo. Siamo nel punto esatto dove il carro del decumano di questa antica città romana, Tamuriadi, l'odierna Timgad, si incrociavano. E questo è il punto centrale della città che venne costruita nel 100° anno dopo Cristo dall'imperatore Traiano. E infatti quello che vediamo qui in fondo è proprio l'arco destinato in suo onore. Il sito è veramente magnifico, è una vera e propria città ed è stato annoverato tra i patrimoni dell'umanità. Anche Constantine è una città veramente particolare. Sì, è la città dei ponti ed è veramente affascinante andarne alla sua scoperta. Dai luoghi archeologici romani abbiamo cominciato a scendere verso sud. Iskra, Gelfa, El Bayet, fino ad arrivare a Taghit. A Taghit è veramente quest'oasi, questa casba che come contorno, come corollario, non ha le montagne ma delle dune stupende che sul far della sera, quando siamo arrivati, naturalmente erano d'un rosso intenso. E poi le oasi, proprio quelle che uno si immagina guardando le cartoline, le palme, il laghetto, le dune e questi colori che si mescolano. Sono stradine al di fuori della grande circolazione, quindi sono intime, veramente sembra di attraversare le dune e la loro magia.
Ganges che abbiamo guardato il tramonto risalendo fino in cima ad una duna. È stata un'esperienza veramente incredibile. Ma abbiamo solamente copiato, perché è veramente sul far della sera, specie nelle giornate festive come il venerdì, il sabato, ma anche la domenica, le intere famiglie arrivano, salgono sui crinali, e vi assicuriamo che non è facilissimo, per vedere tramontare il sole. Siamo arrivati a Timimoon. Da qui che poi partono le grandi piste che attraversano veramente il Sahara, come la Bidon Senk, Adrar, Reghane, e poi di lì si arriva fino in Mali. Il Timimoon è una città che ha un'architettura che richiama molto a quella del Sudan, queste linee molto particolari che convergono, questi archi che si inseguono, e poi intorno anche tutta una serie di Ksar che si possono visitare. Anche qui abbiamo incontrato della gran gentilezza e della grande disponibilità, addirittura dentro i loro mercati, in cui, no, cerchi sempre di muoverti, te, voglio dire, vestito da motociclista, dentro questa realtà con una certa discrezione, siamo stati accolti con grande senso dell'ospitalità. E poi siamo risaliti. Gardaia. Quella che vedete alle mie spalle è la città di Gardaia, la più importante delle 5 città mozabite che caratterizzano questa parte dell'Algeria. È patrimonio dell'UNESCO per la sua bellezza, ma anche per la sua storia. Gardaia è una città molto particolare. Lì abbiamo trovato anche una popolazione molto particolare. Sì, sono gli Ibaniti che professano una religione per certi versi leggermente differente in alcune cose, molto più osservante rispetto alla tradizione. Sono arrivati in questo luogo costruendo queste 5 città, di cui il nome di Pentapoli, che sono dominate da questi minareti poveri ma elegantissimi che le sovrastano, proprio per sfuggire alle persecuzioni lungo questo Wadi, che è il Mozab, e di qui, voglio dire, la Pentapoli mozabita. Siamo arrivati alla fine, l'ultima tappa è il Wadi, grande mercato dei datteri, e se ci fermavano alla frontiera per un controllo ci avrebbero sicuramente arrestato per le quantità industriali che mi ha fatto caricare sulla moto. Ragazzi, le sto toccando. Sono incisioni rupestri risalenti al Neolitico. Siamo a pochi chilometri da Taghit, ma la zona, venendo da Gelfa verso sud, è piena di questi reperti, sia di pitture rupestri che di incisioni come queste. Ne abbiamo incontrati diversi, e ognuno, pensare che quegli animali disegnati lì in maniera, da una parte, diciamo, ingenua, dall'altra parte, voglio dire, bellissima per la loro linearità, erano stati fatti dai nostri conterranei che prima di noi avevano frequentato quei luoghi migliaia di anni fa. Sì, infatti sembra che l'Algeria abbia 1200 siti diversi tra pitture rupestri e incisioni rupestri. Per un viaggio come il nostro, dal punto di vista delle formalità, non sono poi come così eccessive. Bisogna sapere che cosa fare e soprattutto avere dei partner che ti supportano e ti aiutano, come l'agenzia Fancy Yellow di Algeri, che ci ha seguito passo a passo.
fino a qualche settimana fa, qualche mesetto fa, il visto doveva essere preso esclusivamente in ambasciata, mentre ora, definendo l'itinerario, è possibile accedere direttamente dalla frontiera. Abbiamo così con l'agenzia definito un itinerario secondo dei nostri interessi e prenotato, calcolando un attimo, un numero X di chilometri, normalmente intorno ai 250, 300, 350, massimo anche con una tirata di 500, i luoghi dove dormire e quindi con le prenotazioni degli alberghi, tutti di ottima qualità. Ecco, su questa base qui l'agenzia ha richiesto ai propri referenti algerini una prima autorizzazione che abbiamo presentato quando siamo giunti in frontiera. Una delle grandi sorprese di questo viaggio attraverso l'Algeria è stato il costo della benzina, 30 centesimi. Tra l'altro la rete dei benzinai è talmente capillare che non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema nel reperimento. Allora, questa sera abbiamo riso con delle verdure. Poi abbiamo una specie di spezzatino, un peperone che non oso mangiarlo, non lo so, ma mi sembra molto piccante. E poi tanta simpatia intorno. Pane a volontà, pane non mangia. Altra cosa molto interessante è il cibo, che è molto semplice. Noi non abbiamo mai mangiato negli hotel, abbiamo sempre sfruttato quella che è la loro rete di street food, chiamiamoli così, che sono dei locali che con una brace fuori che verso l'ora di pranzo, verso le 11, 11 e mezza si accende, e poi tutta una scelta di spiedini piuttosto che di pollo con riso, insalate. E oltre che le famose zuppe che ci hanno tutti voluto offrire, ma che erano una più buona dell'altra. Gli hotel sono tutti di ottima qualità, almeno quelli dove noi abbiamo soggiornato e quelli dove anche il governo algerino, insomma, consiglia, tra virgolette, di soggiornare. Siamo riusciti ad entrare nei vari mercati, chiaramente in maniera molto rispettosa delle persone, e quindi abbiamo potuto così partecipare alla vita di tutti i giorni, alle loro spese, e contrattare su qualche cosa, datteri soprattutto, ma anche melograni. E per questo, insomma, siamo riusciti a muoverci molto liberamente, anche perché è vero che la notte dovevamo raggiungere la località dove era stato prenotato l'albergo, ma durante il giorno la scelta delle strade era nostra discrezione. Siamo a vostra disposizione per ogni tipo di informazione e siamo disponibili a darvi tutti i numeri, gli indirizzi mail necessari per mettervi in contatto con le varie agenzie qualora vogliate affrontare il viaggio. Se vi è piaciuto il nostro racconto, iscrivetevi al nostro canale, mettete un like, la campanella, e noi siamo pronti per un altro racconto.